Taglio del nastro per il visitor center dei laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Tra videomapping e installazioni interattive, l'esposizione permanente consentirà di ripercorrere alcune tappe fondamentali della storia della fisica. Il visitor center è il luogo in cui trovare risposta alle grandi domande della fisica contemporanea e in cui toccare con mano il progresso della scienza. Sono esposti il prototipo originale di ADA, primo collisore di materia e antimateria, ideato e costruito a Frascati nel 1961. E ancora una camera nebbia che mostra il flusso continuo di particelle cosmiche o componenti dell'esperimento ATLAS realizzati a Frascati. Il nuovo polo multifunzionale di Public Engagement punta a dimostrare l'eccellenza dei laboratori di Frascati, luogo in cui sono nati i collisori di particelle, e a proseguire nel lavoro di divulgazione al territorio. Difatti sarà centro di progetti didattici sia grazie alle postazioni museali e alle installazioni multimediali interattive, sia tramite il coinvolgimento di studenti universitari come guide scientifiche del centro. Il Visitor Center di Frascati sarà dedicato a questo tipo di fisica, però faremo anche capire come questo tipo di fisica, che è alla base della nostra vita quotidiana, può aiutarci anche quindi nel rispetto della natura, delle risorse economiche, delle risorse energetiche.